Lo sforzo del governo nelle diverse sedi europee e internazionali, fin dall'inizio di questa pandemia, si è profuso anche sul fronte della ricerca di un vaccino efficace e con l'obiettivo della sua equa distribuzione all'interno, ma anche all'esterno dell'Unione Europea, perché noi guardiamo anche i paesi più vulnerabili e ci siamo premurati anche che le dosi che si renderanno subito disponibili possano beneficiare anche quelle popolazioni. L'Europa è chiamata a rimanere unita. Insieme dobbiamo essere quanto più determinati in questa fase di recrudescenza continentale del Covid-19, ma anche di auspicato rilancio delle nostre economie. Dopo aver dato una risposta ambiziosa, e possiamo riconoscerlo anche tempestiva, alla crisi pandemica, da parte europea adesso dobbiamo continuare a lavorare speditamente sul piano dell'attuazione normativa del programma Next Generation EU. Tutti gli Stati membri in particolare devono agire con coerenza, con lealtà, nel rispetto del solenne impegno politico assunto con la decisione del Consiglio europeo del 21 luglio scorso.